ci stava attendendo, è arrivato anche Andrea Zoli, dal quale andremo subito dopo. Invece per Bianchi si apre una nuova pagina, ma se ne chiude una importante, no? Da capitano del Torino. Bianchi, benvenuto. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. 5 stagioni, 180 presenze, 77 gol con quello di stasera. Questi sono i numeri, poi ci sono le emozioni che hai provato in campo, che hanno provato i tuoi genitori, tuo fratello in tribuna. Ti chiedo la prima sensazione, perché adesso ti vediamo relativamente tranquillo, però ti ho visto molto emozionato al giro di campo finale. 5 anni non si dimenticano tanto facilmente, 5 anni a Torino, e nelle situazioni sia positive che negative ho passato, quindi sono orgoglioso di aver vestito questa maglia e spero di aver di averla portata con onore, che è la cosa più importante. Poi ci terrei a ringraziare tutti i compagni che ho avuto, perché mi hanno permesso di entrare nella storia, tutte le persone che hanno lavorato per il Torino, perché per me sono stati importanti, mi hanno fatto capire cosa significa essere del Toro, e per me è motivo veramente, come ho detto prima, motivo di orgoglio aver vestito questa maglia e essere entrato nella storia di questa squadra. Poi vedere i miei genitori emozionati è ancora più bello, insomma, perché significa, penso che sia per un genitore la cosa più bella, quindi per me è un motivo di orgoglio averli fatti emozionare. C'era anche tuo fratello Riccardo, con tuo papà e tua madre, non è solo tuo fratello ma è anche il tuo procuratore. In questi giorni deciderai dove andare, c'è il Genoa che ti vuole, ma c'è anche l'Atalanta, la Sampdoria, però il Genoa in modo particolare. Ho voluto aspettare la fine del campionato perché per me era importante rispettare i miei tifosi che mi hanno amato tantissimo, quindi sono tifosi speciali e di conseguenza era giusto aspettare la fine del campionato. Adesso valuterò il mio futuro con calma e vedremo quale sarà la soluzione migliore, dato che voglio divertirmi. Passati 2 anni un po' difficili e adesso voglio divertirmi e voglio giocare a calcio come piace a me. Non abbiamo sentito nessun riferimento polemico a Ventura che l'ha lasciata in panchina, no? Oggi è una serata talmente emozionante che non mi sembra un momento di far polemica, insomma. Penso si sia capito chiaramente chi non mi vuole a Torino e quindi non serve altro. L'applauso dello studio per lei, per la sua storia con il Toro, e naturalmente l'in bocca al lupo, non so se ci siete ancora, per tutta la sua prossima carriera. Finisce peraltro da capocannoniere del Toro anche in questa stagione, Rolando Bianchi. Grazie, arrivederci, in bocca al lupo davvero. Io devo dare un minuto di pubblicità e poi Andrea Zoli per fare il punto sulla...